Ciao a tutti da Yota e bentornati su Cooking Simulator. Il giorno 8 nel game, con una sorpresa. Oggi, ebbene sì signori, arriva il critico. Quindi cerchiamo di fare tutto bene, almeno questa volta, perché la volta scorsa ci siamo persi la coppa, La seconda stella Michelin, chiamiamola così, che è meglio. Quindi oggi gamberetti fritti è il nostro piatto. Ok, gamberetti fritti. Andiamo a preparare, a vedere cosa ci sono. Cosa c'è nei gamberetti fritti? Gamberetti fritti ha il burro, sale, pepe, gambero, limone, limone, limone. In quarti da 20, limone. Quindi prepariamoci il limone. Che ce l'abbiamo già lì un limone? Sì. Quindi ce ne possiamo preparare. Io direi di prepararci un altro. Voi che ne pensate? Due limoni is milk one, no? Dov'è finito? Si era incastrato in un wormhole. Diciamo così. Ok, allora. Uno. Congela prodotto. Ruota attorno. Ok. E due. Perfetto, prendiamo l'opiat 1, 2, 3 e 4. Perfetto, dai, partiamo, dai, su, su. Tanto il primo lo sappiamo già qual è, i gamberetti. No, è la nostra mitica trota al forno. Quella che ci riesce meglio. Che mi ricordo male a 5-5-5, quindi 5 di pepe. Dovremmo pulire il tagliere. 6 di pepe oggi. Vabbè, 5 di pepe, 5 di timo e 5 di aneto. Non gliel'ha buttato? 5 di aneto e 5 di timo. Vabbè, ok. E abbiamo 90 secondi in una teglia. Perfetto. Al forno. Basta? Eh sì, 90 secondi, vedi, non te la fa mettere, ogni tanto non te la fa mettere, vabbè. Qui c'è troppo sale, quindi buttiamo il sale, prendiamo questo, andiamo questo e lo mettiamo. Ah, sto impazzendo, ho fatto troppe cose, 90 secondi. Però questa va con nient'altro, basta, aspettiamo i spicchi di limone e basta, siamo a posto. Piatto ce l'abbiamo già qua. Facciamo così. Slap. Slap. Apriamo questi. Non c'è niente. Vabbè. Questo sarebbe. Questa è una griglia. Questa ancora non l'ho mai utilizzata. Di solito abbiamo utilizzato sempre questa piastra. Ma. Questo com'è? Accendiamo nella zuppa. Che è sempre fredda questa. Vabbè, speriamo che si riscaldi. Quindi, ah, ci vuole il rafano. Ricordiamoci il rafano, questa schifezza qua. Facciamo così. Ciao, pesciolino. Ok, questo 28 secondi. Ci siamo quasi. Spicchi, spicchi delle mie brame. Vabbè, dai, non si può tagliare perfetto. Questo invece è quasi perfetto. Sì. Ci siamo quasi. Appena squilla il peperone, spegniamo qua, nel fornone. Via. Uno e due. Apri questo, prendiamo questo. Questo. Rafano. Quant'era di rafano? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rafanone. Ah, la prossima volta devo mettermi l'abilità di correre. Ci può mettere l'abilità di correre? Si può mettere. 6 di prezzemolo, signori. 1, 2 e 3.
così, proprio buttato vulgaris il prezzemolo. Va bene. E vai. Dovremmo anche ristrutturare un po' la cucina. Wow, 5555 e dai. Questa oramai ci viene perfetta. La trota è il nostro piatto. Sta per ordinare, preparati. Dai, ordimini una trota. Vai con la trota, dai. No, costolette di maiale. Ci riprova lui. Girasole, patate al forno. Allora, costolette di maiale. E ci piace sta costoletta di maiale. Va bene. A lui gli piace proprio. Costolette di maiale, sale e pepe. Allora, sale. 4 grammi. Cerchiamo di farlo bene. 1, 2, 3, 4. Pepe, 4 grammi. 1, 2, 3, 4. Poi abbiamo 4 grammi, 4 grammi. Timo, 6. Timo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, dovremmo pulire il tagliere. Olio di girasole 30. Olio di girasole 30. Girasole 30. Buono, buono, 30. Accendiamo e facciamo per 90. Vai, 90. La paura. La paura fa 90 come il film, là. Poi patata 300, tocchetti 40. Patata 300, quindi ci servono due patate. Vedi che ci serviva questo, uno e due. Due patate. Uno. Ok, tagliamole. No, così. Ok. Uno e due. Via. Ci serve anche questo. 1, 2, 3. Mettiamolo qua. L'altra patata. Via. Mettiamo questo qui. Lo tagliamo. Giriamo. 1 e 2. Via. 1, 2 e 3. E qua ci vuole sale 6 grammi. Sale. 1. 2, 3, 4, 5 e 6. Via. Nel forno per 80. Via, forno 80. Forno 80. Via. Nah. Ci siamo. Tre. 2, 1, stoppa. Prendiamo, giriamo. Dobbiamo essere stavolta, dobbiamo prendere il premio. Accendiamo ed è per 90. Via. Giusto? 90, sì, friggiornino 90. Piatto bello per il tipone. Bacinella non servone. Via, bacinella non serve. Wow, ok. Adesso fra un po' abbiamo le patate. Quello sta friggendo, quello ci siamo. Questo è bella calda, basta perché se si brucia. Ok, quindi cosa finirà prima? Finirà prima quello. Con le patate. Trasferisci su un piatto e servi bollente. Ok, questi stanno cucinando. Questo ancora ci vuole un po' di tempo. Lui ci dice 40 secondi. Spero che sia la verità. Questo invece ci sono. È finito. Via, 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 via. Spegni, spegni, spegniti. Ok. l'altra volta abbiamo fallito. E non voglio fallire di nuovo. Ok, è caduto. Perfetto. Mettiamo qua. E aspettiamo 10 secondi. Dai, 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 dai. Appena arriva a cottura la spegniamo subito, eh. Tre, due, uno. Perfetto, spegniti.
Ci sentiremo un po' di campanella, non mi interessa perché la voglio servire subito. Vai. Speriamo in bene. Ok. Sì. 555 ci ha tolto. Ah, ok, ci toglie la fame perché ci aumenta. Il cliente è contento. Troppo sale nelle patate. Mannaggia. Però il critico non è impressionato. Eppure io, buono. Oh, attenzione, il livello di fame a due. Abbiamo un ristorante a due stelle adesso. Grande. Ok, ora ci vuole il. I gamberetti. Mi sono rincoglionito un attimino. Ok, burro chiarificato 30 ml qua. Attenzione, ci ha dato il premio. Che metteremo qua. Allora, questo. Che ci vuole burro chiarificato 30 ml. Non dobbiamo rovinare le aspettative dei clienti adesso, eh. Basta. Perfetto, madonna mia che arte. Poi sale 10, pepe 10. Sale 10 e pepe 10. Occhio perché sennò cade. Sale 10 e pepe 10. Meno male che sti cosi non finiscono, sono infiniti praticamente. Sale 10, pepe 10, gamberi 120. 120 gamberi. Quindi 120, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ah, infine sempre 6. Cosa ho combinato? Cos'è caduto? È caduto tutto. È caduto questo. Madonna mia, che panico. Vabbè, 30 millilitri, era perfetto. Vabbè, rifacciamo. 30. Sale 10. Ok, sale 10. Sale 10, pepe 10. Pepe. Eh sì, succedono a volte certe cose. Pepe 10, 50 secondi in padella. Dai! 50 secondi in padella. Quante secondi in padella? Guarnizione, prezzemolo 6. Cioè. Se cadono le cose non è colpa mia. 50 secondi in padella. Però possiamo fare così. Ci abbiamo un nuovo ordine. Ok. Sì, abbiamo già pulito. Prezzemolo 6. Due gamberi fritti di fila? Ok, va bene. Prezzemolo 6. Va bene, va bene, va bene. Due, uno, stop. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Prezzemolo 6. Uno, due e tre. Sì, non mi interessa. Suona, suona. Prima devo consegnare questo. Questo qua e questo. Via. Ah. Beh, ci stiamo meritando le doppie stelle, eh. Vediamo cosa dice il cliente. Gamberi fritti prodotto mancante. Questo qua mi capita spesso e non capisco il perché. Sbaglierò qualcosa. Salsa. No, buttiamola, buttiamo. Via. Allora, gambero. No, gambero fritto. Burro chiarificato, 30 ml. Basta. Poi sale 10, pepe 10. Sale. 10, pepe 10.
Non capisco perché mi dice sempre prodotto mancante. Sale 10, pepe 10. Gambero 120 grammi. Cioè, 120 grammi di gambero. Cioè, non è che ci si scappa. 120 grammi di gambero. Allora, questo gambero è da 20. Quindi 2, 4, 6, 8 e 10. Sono 120. 1, 2, 3. Aspetta, forse me ne prende uno in meno. Ecco perché. 50 secondi. Mi spieghi cos'è successo? 1, 2, 3. Vabbè, va. Ah, signor. Io lo so cos'è successo. È che c'è stato un bug nel gioco. E quando ho preso questo è saltata la padella. Va bene. E ci vuole il limone. Limone. Limonone, limonone, limonone. Via. Uno. E due. Via, piattone, 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 piattone. Uno, due, tre, quattro. E lo mettiamo qua. Perfetto. E poi ci vuole prezzemolo. 6. Poi iniziamo a fare questo. Il tonno. Prendiamo il tonno. Che dov'era il tonno? Qua. E lo mettiamo qua. Questo lo prendiamo, lo svuotiamo perché sta puzzando. Nel tonno ci vuole sale 5 e pepe 5. Sale e pepe. Perché questa è cruda ancora? L'ho capito. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è crudo. Se è crudo, non si è cotto. Non è cotto. Prezzemolo. 2. Piuttosto che far aspettare il cliente, gli diamo una porzioncina in meno. Ah, un gambero in meno. Che te devo dire? Gambero in meno. Mi dispiace. Troppo pepe, poco sale, burro troppo, prodotto mancante, gambero in riscaldamento. Vabbè, questo piatto era una schifezza totale. Ok, sale 5 e pepe 5, ok. No, pepe già ci siamo, giusto? Sì, sale 5. Ok, sale pepe 5. E griglia ogni lato. Ok. Ma questa è la griglia? Non è che è l'altra la griglia, boh. Per quanti secondi? 80. Dove sto andando? 80. 80 secondi. Poi limone. Limone, ce lo prepariamo. Dammi il coltello, per favore. Grazie. Limone, 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 limone. Limone, sto impazzendo, eh. Fra poco impazzisco. Limone, piatto. 1, 2, 3, 4. E non vuoi... Ah, rametto di origano, ricordiamoci. Vai, rametto di origano. Questo, via. Ok, l'altro ordine cos'è? Ah, la trota, ok, perfetto. Via, la trota la possiamo fare subito nel frattempo. Chiudiamo il frigo perché sennò si fredda. La trota è 5-5-5. 5 di pepe. Di pepe. 5 di aneto. E 5 di timo, dovrebbe essere. Con la trota ci rifacciamo. E 5 di timo. E 5 di team. Perfetto. Andiamo qui. Prendiamo questa teglia. Ci prendiamo la trota. E ce la mettiamo in telloforno. E deve starci per... Era l'altro, ma va bene. Posalo! L'ho capito. Grazie.
80. Vai, 80. Questa qua cosa voleva più? Il limone. Questo è il limone, 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 grazie. Limone, via. Questo passa sempre ogni giorno a mezzogiorno e suona. Poi mi spiega perché suona. Con la macchina. Forse riusciamo a trovare un punto di incontro. Piattone. 1, 2, 3. No. 3, 4. Mi sono dimenticato di mettere questo per 90 secondi. Via. Allora, il tonno, insuperabile rametto di rigo 8 grammi. Rametto di rigo 8 grammi. È lento il tonno in piastra, eh? Secondo me è perfetto. Rametto di origano 8 grammi. Origano 1 e 2. Stavolta forse è venuto bene, eh? E questo qua ogni tanto bistecca la carreria. Massaggia, c'è qualcosa che non va. Perfetto, errori di scaldamento. Mannaggia. Devo lasciarlo ancora di più. Ma io l'ho visto cotto, cioè. Vabbè. Faccio finta di nulla. Questo cosa vuole? Prezzemolo, sei fresco. Ah, ricordiamoci il rafano essiccato. Ancora ci sta dentro questo. Madonna. Questo cos'è? I gamberetti, quindi col burro, 30 millilitri. Allora, burro, 30 millilitri. Sì, però già sto incominciando a diventare pazzo. 30, eh? 30, 29 sono più che bene. 10 di sale. Sale. Sì, arrivo, 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 arrivo. Ha ragione. Questo è più importante. Via. Piatto, piano perché sennò cade il limone, rafano, oh, che bello, rafano ne vuole 10, 5 rafano, ok, l'ultima non la voleva mettere, e 6 di prezzemolo. Lo so, però ogni tanto me lo dimentico e vado in confusione. 1, 2 e 3. Consegniamo questo e poi andiamo subito sui gamberi perché sta per scadere. Trotto dal forno. Vediamo se raggiungiamo il nostro standard. Perfetto. Di solito il nostro standard è sempre tutto perfetto. Questo ci viene perfettissimo. Poi, qua abbiamo messo il sale, se ci manca il pepe, giusto? Giusto? Pepe, altri 5. Lo spero che ci sia tutto. Ok. E gambero 120. Quindi 6 di gambero. Stai fermo perché sennò cade tutto qua. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, facciamo così. Oh, ma che bello. E dobbiamo cuocerli per 50 secondi. Friggi. Aspetta, ma in padella? Perché devo friggere? No. Che cavolo sto combinando? No, dice in padella. Burro. Friggi, trasferisci tutto il piatto. Perché magari devo metterlo qua nella friggitrice. No, ma quello è l'olio però. Limone. Limone. No, veramente, chi è che ha messo il clacson lì ogni 2 minuti? Cioè. Limone. Ah, help.
Di solito prendo piatto basso, è uguale. Prezzemolo 6 grammi, ma alla fine glielo posso mettere anche adesso? Ok. 3, 4, 5, 6. Sono belli all'aspetto, eh? 1, 2, 3. Permesso. Ce la facciamo? Speriamo di sì, dai. Cioè, non ci è venuto mai bene questo piatto. Vediamo un po'. Sì, 5, 5, 5, 5. Attenzione. Troppo pepe. Troppo sale. Gamberi fritti, prodotto mancante. Cosa cavolo? No, limone. Cioè, cosa cavolo manca? Non lo capisco. Cioè, veramente. Non capisco cosa manca. Di nuovo. Ah, burro. Chiarificato 30 millilitri. Ma non è che li devo friggere qua. Scusa, questa è la friggitrice. Cioè, posso scegliere l'olio? No, non lo so. Per adesso facciamolo in padella, poi vediamo. No, aggiungi una padella. È padella, è padella. 30 millilitri. Millilitri. Poi 10 sale, 10 pepe. Non lo so, signori, io non lo so. Se lo sapete voi, fatemelo sapere perché mi dice sempre prodotto mancante. 10 sale, 10 pepe. Poi gambero 120 grammi. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stavolta lo proviamo con 7. Poi facciamo così. Esatto, 50 secondi. Friggiamo. Poi ci vuole un limone. Un limone. Lo tagliamone, uno. Ma come fai a giocare col joypad in questo gioco? Ti uccidi praticamente. Uno, due, tre, quattro. Prezzemolo 6. Non lo so, forse perché non sono fritti così. Che ne so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Questo è l'ultimo ordine. Stavolta sono 7. Se mi c'è prodotto mancante anche su questo. Ok. Ci ha dato un sacco. Prodotto mancante. Ditemi il perché, perché io non riesco proprio a capirlo. C'è proprio zero totale. Non ho la più pallida idea. Proprio non riesco a capire perché ogni volta nei gamberi fritti mi dice prodotto mancante. È come se c'è la ricetta sbagliata, c'è qualcosa, oppure sbaglio io. Chi lo sa, magari leggo male? Non lo so. Però, per favore. Se lo sapete, scrivetemelo qui sotto nei commenti in modo tale che io possa leggere e possa risolvere e fissare, come si suol dire, questo mio bug in cucina. E come sempre, grazie a tutti di essere stati qui con me questa sera, quest'oggi, questo pomattino, questo pomeriggio. Chi lo sa, magari mentre stavate camminando, eravate in metro,
in autobus o magari sdraiati a prendere il sole alla faccia mia su una bella spiaggia. Grazie di tutto, ragazzi, come sempre e come al solito. Un grazie di cuore a tutti voi perché siete mitici. Alla prossima. Bye bye.